Ma buongiorno ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video di Hello Fishing, dove vi facciamo vedere come costruire un portacanne per il belly. Beh, andiamo, su, su, su! Questo video fa parte della nostra playlist Se non esiste, ce lo costruiamo. In realtà questo esiste, si trovano anche in commercio, ma noi ce lo costruiamo lo stesso perché ci divertiamo così, noi ci divertiamo con poco. In realtà perché... è bello fare un qualcosa di personalizzato, soprattutto col belly, e di conseguenza vi vogliamo mostrare il nostro modo per costruire il portacanne. Questo sarà un esempio, poi qualche modifica la potrete fare voi facendo il vostro, cioè mettere una canna in più o una canna in meno, o che ne so, due vaschette al posto che una per mettere le esche e gli oggetti. Poi quello poi vedrete voi. Noi vi diamo la linea generale, giusto? Giusto. 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 Quindi vediamo come si costruisce. Ok, vediamo come si costruisce questo portacanne prima di fare un po' di disastro. No, vediamo che cosa serve prima. C'hai ragione anche tu. Cosa serve? Quindi abbiamo questi tubi, che sono quelli che si usano per fare gli impianti elettrici all'esterno, da 25 mm e tutti i raccordi associati. Quindi sono 4 di questo tipo, quindi AL, AL e 4 AT. Esatto. Dopodiché, vai tu. Abbiamo questi altri tubi per fare, non so se l'avete visto prima, se no lo rivediamo adesso, la parte su cui viene appoggiato il mulinello e avere un appoggio saldo dove appunto contenere i mulinelli delle canne. Ma ci siamo dimenticati una cosa! Aspetta. Va bene appoggiare il dietro il calcio della canna, ma ci servono anche questi aggeggiuini. Anche dette clip fissa tubo, se le volete cercare al brico. Esatto, per insomma fissare, tenere ferma la cima della canna o comunque la parte del fusto. Ecco, ci servono, ci servono. Giusto, quindi prendetene quante in base alle canne che volete. E dopodiché una bellissima vaschetta, potete usare queste vaschette, potete usare le cassettine, quelle con tutti gli scompartimenti, come siete più comodi, tanto poi lo costruiamo in base alle dimensioni di queste. Ok ragazzi, una volta che abbiamo la nostra struttura lì come riferimento, vi faccio vedere da dove partiamo per costruire il nostro portacanne, che come abbiamo detto prima andiamo a creare intorno alla nostra vaschetta per essere a prova di bomba. Adesso, per tagliare i tubi, non andiamo neanche a prendere delle misure, semplicemente con il nostro raccordo sopra andiamo a vedere dove arriva il nostro tubo. In questa zona qua dovremo aggiungere il centimetro in più del nostro raccordo, quindi ci facciamo un segno con il pennarello e dopodiché semplicemente ci andiamo a tagliare il tubo con tutte le dimensioni per fare il contorno della nostra cassettina. Una volta tagliato il primo pezzo di tubo della misura che avete preso con la vostra vaschetta, fatene altri due esattamente uguali in modo da avere quello di testa, quello in fondo e poi quello alla base della vaschetta, perché ricordatevi che non ci sarà solo la vaschetta ma anche il pezzo in più per tenere i portacanne. Non ci resta che tagliare le due parti perpendicolari. Noi prendiamo come stampo questo qui già fatto da Alessio. Per darvi una misura potete tenere i 55 cm, 60 cm, fate conto che potete regolarvi un po' in base a quello che preferite. Vi sconsigliamo di farlo più corto di 55 cm perché rischiate che le canne non stanno appoggiate bene. Quindi noi terremo 55 cm. Ah, ovviamente ragazzi non ve l'abbiamo detto, ma la parte che poi tagliamo potete pulirla o con un taglierino semplicemente eliminando la bava interna o con un pezzettino di carta vetrata e lo leviamo. Ok ragazzi, una volta che abbiamo ritagliato tutti i pezzettini, comprensivi di questi due che verranno utilizzati come gambe, no! Andiamo a fare un montaggio a secco, senza rivetti, senza nulla, intorno alla nostra struttura e dopodiché, con un bellissimo trapano,
pistola per i rivetti e andiamo a montare tutto quanto fisso. Like stabile. Call of Duty. Ok ragazzi, iniziamo con assemblare il rettangolo esterno. Quindi prendiamo i due pezzi di tubo più lunghi e due dei tre che abbiamo tagliato con la misura più corta, diciamo. Quindi usiamo i quattro raccordi ad angolo retto. Ovviamente il rischio è che vi si aprano i raccordi e vi caschi tutto in terra, rischio che probabilmente si avvererà. Ok, questo. E ci siamo. Ok, per evitare proprio quello che vi ho appena detto, cioè che si aprano in questo modo i raccordi e che vi caschi tutto, iniziamo a rivettare, quindi a bloccare questa struttura, per poi, insomma, lavorare più facilmente dopo. Fate solamente una prova che la vaschetta ci stia perfettamente, cosa che evidentemente nel nostro caso è così. Ok ragazzi, per i rivetti basta avere una punta della dimensione corretta, quindi stessa dimensione della parte sotto del rivetto, e andiamo a fare un foro per ogni punto di incontro tra il nostro raccordo e il tubo. Quindi, primo foro lo andiamo a fare qui. Facciamo tutti gli altri, va? Adesso arriva la parte più divertente, rivetti in tutti i fori che abbiamo appena fatto e con la nostra bellissima pistola andiamo a spararli tutti. E ora lo giriamo e facciamo la stessa cosa. La struttura esterna, prendiamo la nostra vaschetta e prendiamo le misure per la barra centrale, la struttura che ci aiuterà a sostenere appunto la nostra vaschetta. Dividete i raccordi a T a metà in modo da usarli con più agio, prendete la vostra misura, li chiudete o li tenete fermi con le mani, io faccio così. Dopodiché li chiudete, sia uno che l'altro, e non li muovete più. Sostanzialmente andate a sfilare solamente la vostra vaschetta, in modo da avere precisamente la distanza per sorreggere ciò che utilizzeremo per riporre tutto quello che useremo in belli. Ragazzi, piccola correzione del mastro costruttore che mi ha detto che la barra centrale non deve appoggiarsi alla vaschetta, ma bisogna lasciargli un po' di spazio perché ci servirà da appoggio per i tubi tagliati che ci serviranno da portacanne. Di conseguenza tenete un paio di centimetri di distanza dalla vaschetta. Ho sbagliato, succede. Ok ragazzi, abbiamo la nostra struttura, è bella solida. Non viene via in nessun modo. E adesso ci mancano solo le due gambe che andranno fissate leggermente ad angolo in modo che ci tiene il portacanne nella nostra direzione quando siamo in pesca e abbiamo tutto a portata di mano. Quindi per fare tutto ciò andiamo a prendere le misure alla stessa distanza dai due lati. Cerchiamo di tenere circa un 3-4 cm per ogni raccordo. E ci andiamo, come prima, a forare col trapano e rivettare il tutto. E anche l'ultimo rivetto lo abbiamo messo sulle nostre gambe. Adesso abbiamo un portacanne che sta senza tenerlo. Test. Vaschetta ci sta alla perfezione. Perfect. E adesso le ultime due cose che ci mancano sono i tubi da utilizzare come portacanne. E le varie clip fissa tubo
per mettere la parte anteriore della canna. Quindi andiamo a vedere come si fa. Ok ragazzi, una volta che abbiamo pronta la struttura, prendiamo i nostri tubi, che sono esattamente da 50 x 1,8 di spessore del tubo, e li andiamo a tagliare a metà. Tac. Potete scegliere voi se farlo con una sega, come abbiamo tagliato prima i tubi, o semplicemente con un taglierino, stando molto attenti, vi segnate una linea in verticale e spingendo con un pochino di forza seguite la linea e lo tagliate a metà. E ragazzi, una volta che abbiamo ricavato i nostri tubi, ci andiamo a ritagliare questi slot che ho disegnato sul tubo, che partono dalla stessa altezza dal basso. Uno è di circa 2,5 cm o poco più, ed è per il grilletto della canna da casting, e l'altro è di circa 10 cm, in cui andremo ad inserire la parte del mulinello che andrà ad appoggiarsi qui. Quindi adesso, con un taglierino o con un Dremel, qualsiasi altro utensile che volete utilizzare, ci andiamo a creare questi scassi con un po' di pazienza, fino ad arrivare a questa situazione qua, che ci andiamo a rivettare sul nostro portacanne come tutti gli altri componenti. E ora che abbiamo la nostra struttura e i quattro poggiacanne, mi raccomando, ricordatevi di cartavetrarli un pochino, in modo da renderli un po' più lisci. Li andiamo semplicemente a spaziare equamente, più o meno, sul portacanne. Prendete le misure in modo che siano belli precisi, nel senso più o meno, per modo di dire, perché se ne metti due troppo vicini non ti ci sta il mulinello. Quindi più o meno, nel senso di qualche millimetro più, qualche millimetro meno. Quindi prendete il metro e dividete lo spazio del vostro portacanne in modo equo. E dopodiché li andiamo a fissare, invece che esattamente a 180 gradi, cioè paralleli al portacanne, leggermente sfalsati, in modo che il mulinello appoggi di più sul bordo esterno e resti lontano da noi, non ci cadano le canne addosso. Sulla parte più lunga, devi appoggiare sul taglio più lungo. Esatto. Quindi andiamo a bucare e rivettare anche questa roba. Ragazzi, ci manca da mettere queste clip fissa tubo, tieni tu, reggi tubo. Queste qualcosa clip, col tubo. Queste clip qui in fondo, dall'altra parte della, diciamo, del portacanne, in modo da tener dritte le canne che andremo ad appoggiarci. Ok? E avere, insomma, una stabilità maggiore delle canne che porteremo con noi. Niente, ci mettiamo le misure per le distanze e anche queste, come tutto il resto. Questo video si chiamerà Fori e Rivetti. Fori e Rivetti, ma in realtà dovremmo mettere... C'è anche la colla. Esatto, qua mettiamo anche un pochino di colla, tanto per cambiare. Dopo quest'ultima modifica al nostro portacanne, abbiamo finito questo video. Aspetta, però manca qualcosa. Chissà che cosa manca. Manca questo. Ti hai dimenticato di dirlo all'inizio del video, che un tubo in foam per piscina serve per la costruzione di questa serve, cosa. Serve, e vi spiego anche perché. Sposta il tubo. Quando noi smontiamo il portacanne, perché stiamo finendo la nostra pescata e lo vogliamo appoggiare un attimino in acqua intanto che togliamo il belly, questo resta galleggiante, ragazzi, è comodissimo. Voi lo appoggiate in acqua e così, anche se dovete smanettare un attimino con i moschettoni per staccarlo, lui resta lì, non fa pluff. Andiamo a tagliare questo tubo in due pezzi che coprano i due lati del portacanne della stessa lunghezza. Da questo lato, dove abbiamo le gambe,
andiamo a praticare due fori in modo da farli scorrere all'interno delle nostre gambe. Ok ragazzi, abbiamo tagliato i due tubi e siamo pronti per fissarli al nostro portacanne. Il primo, quello più lontano dal belly, lo andiamo a fissare semplicemente con un paio di fascette al nostro portacanne. Mentre per l'altro ci andiamo a segnare dove saranno i due buchi in relazione al tubo. In questo modo ci creiamo due segni. Togliamo il portacanne, prendiamo un pezzettino di tubo che è avanzato. A questo qua ho fatto la punta in modo che riesco a utilizzarlo come, tra virgolette, un trapano per fare i due fori. Primo foro. E anche il secondo, quello che abbiamo tirato fuori dall'interno del tubo, questi due pezzettini, li andiamo ad utilizzare per chiudere le due gambe del nostro belly, così l'acqua non entra dentro. Quindi il tubo, semplicemente, passa attraverso le gambe e si fissa sulle gambe del belly. Non riesco a farvelo vedere. Così. Abbiamo finito. Bene ragazzi, l'ultimo passo per avere tutto pronto è infilare la vostra vaschetta nell'alloggiamento apposito e inserire due cordini attraverso le gambe del portacanne con due moschettoncini per legare il tutto al vostro belly, ai D-ring, agli anelli a forma di D che avete sul belly. Li fissate con questi due moschettoni ed è tutto perfetto. Poi dopodiché potete personalizzare il vostro portacanne come ha fatto Alessio col suo, vedete un po' di colore, un po' di cose, dei laccetti per tenere le canne, degli adesivi, insomma, poi ognuno lo personalizza un po' come preferisce. E se vi è piaciuto questo video, alla fin fine, come sempre, un bel mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, una quantità strabiliante di voi guarda i nostri video e non si è ancora iscritto, nonostante la percentuale di voi che continua a vedere i nostri video, perché in realtà YouTube ce lo dice, sia veramente veramente alta. Quindi iscrivetevi. Ale si offende, poi non costruisce i portacanni a Luca e si Luca offende, si incazza, non è vero, pesca. È vero, mi offendo tantissimo anch'io. Ragazzi, piccolo spoiler, ci sarà un altro video di costruzione prossimamente per quanto riguarda gli accessori del Belly Boat, forse addirittura due video forse, più cazzo. Mi devo preparare. Quindi, mi raccomando, abbiamo già detto, iscrivetevi, un bel mi piace e seguiteci su Instagram, mi raccomando, dove lì postiamo un sacco di storie, ad esempio oggi ne abbiamo messa una mentre costruivamo, vi teniamo aggiornati un po' più spesso che su YouTube. Detto questo, ragazzi, alla prossima pescata. Ciao!